Perugino, che nasce in questi minuti mentre noi parliamo, ha secondo voi gli stessi diritti o meno diritti rispetto a un bambino che in questo istante sta nascendo a Reggio? Ovviamente hanno gli stessi diritti. Lo scrive la Costituzione, lo dice il buon senso, lo dice la nostra civiltà. E allora, tanto per cominciare, hanno diritto a fare lo stesso numero di ore di scuola, con tutte le specificità che ci possono essere regionali e regionali. E invece oggi non è così. E il federalismo differenziato può avere un senso e può, scusate il bisticcio, non essere incostituzionale se viene declinato nel senso di ridurre i divari che oggi ci sono, non di incrementare, non di fare la secessione dei ricchi per cui chi già ha il tempo pieno a scuola lo possa prolungare ancora di più e chi non ce l'ha continua a non averlo. Chi ha la mensa scolastica può avere il pasto per i bambini biologico di primissima qualità e chi non ha la mensa scolastica continua a non avercelo, perché peggio per te se tuo padre e tua madre devono abbandonarsi a Reggio Calabria o Messina e non a Reggio Emilia. Anzi, sai che fai? Vieni a Reggio Emilia. E così i tuoi figli, fin come sta accadendo, i tuoi figli vogliono avere gli stessi diritti. Ma come si arriva a questo? E qual è uno dei trucchi micidiali nascosti nella declinazione del regionalismo differenziato, quale stava per essere attuato nel 2019 e al quale conduce la nuova legge sul regionalismo differenziato? E questa strana espressione dei letti. La riforma del 2000 è uno fra tante cose sbagliate, qualche cosa giusta la dice. Dice che la legge, sottolineo, la legge stabilisce il livello essenziale delle prestazioni che devono essere assicurate su tutto il territorio nazionale nel godimento dei diritti civili e sociali. Quindi la legge dello Stato, non un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, come dirà adesso il disegno di legge Calderoni, deve stabilire quanti posti per mensa scolastica, di mensa scolastica, si devono riconoscere a X bambini. Cioè, ogni 10.000 bambini devono essere disponibili 4.000 posti in mensa, 8.000 posti in mensa. Questo è il minimo, è il livello essenziale delle prestazioni economiche e sociali. Perché così tu li riconosci al bambino di Reggio Emilia e al bambino di Reggio Calabria, città non con la similitudine del nome, ma anche la similitudine di categoria dimensionale, di amministrazione. È evidente che se i LEP fossero stati fatti dal 2001 ad oggi, non sono stati fatti, infatti sono il governo Draghi per due categorie di diritti, è evidente che se si fossero fatti i LEP, noi dovremmo avere uno straordinario trasferimento di risorse dal nord verso il sud, una valanga di denaro che giungerebbe dal nord al sud. E perché? Perché in mancanza di LEP i soldi non vengono distribuiti in base a un criterio che è apparentemente logico, che è quello della spesa storica. Faccio un esempio. Storicamente, quanto spende il comune di Reggio Calabria per spazzaneve? Zero. Quindi quanto ha bisogno Reggio Calabria per spazzaneve? Zero. Quanto spende pure? Una cifra. 10 milioni per spazzaneve. Quindi ha bisogno di 10 milioni. Lo Stato giustamente dà per spazzaneve zero a Reggio Calabria, 10 milioni a Cuneo. Andiamo alle mense scolastiche. Quanto spende Reggio Emilia per mense scolastiche ogni anno? 20 milioni? Ha bisogno di 20 milioni. Quanto spende Reggio Calabria? 200.000. E allora gli diamo 200.000. Quindi si cristallizzano le differenze e su queste si rimane fermi. Cosa dicevano le intese che stavano per essere approvate nel 2019? Incredibile. Che approvate le intese, quindi fatto il regionalismo differenziato,
quel Parlamento avrebbe avuto un anno di tempo per fare il letto che non aveva fatto nei 15 anni precedenti. In mancanza della legge sul LEP, che io avrei scommesso non si sarebbe fatta, rimaneva la spesa storica, e da quel momento in poi le tre regioni differenziate non avrebbero mai potuto avere meno della spesa storica. E siccome tutto questo gioco deve avvenire a saldi invariati di bilancio, cioè lo Stato non deve mettere più soldi, se le tre regioni differenziate per mense scolastiche, cioè se Reggio Emilia per mensa scolastica non deve avere mai meno di 20 milioni, il di più dove si dovrà prendere? A Reggio Calabria, che quindi avrebbe inevitabilmente avuto. Questa scandalosa previsione si cerca di, come dire, di ammantare nel disegno Calderoni diversamente. E che cosa si dice? Si dice che bisogna fare stabilire il letto, e qui il disegno di legge Calderoni gioca di sponda con le leggi finanziarie, perché la legge del 29 dicembre finanziaria finalmente mette in moto il meccanismo per la determinazione dei letti, che ritengo due contratti che hanno individuato sul trasporto scolastico e su altre categorie di servizi sociali. E che cosa fa però? La legge finanziaria ha creato una cabina di regia che in tempi molto ristretti, come è stato ricordato, deve individuare i LEP, ma se non li individua sarà la Presidente del Consiglio dei Ministri che li determinerà con un po' di DPCM. Ma qui c'è un problema di legittimità costituzionale grande come una casa, perché la Costituzione dice che i LEP non sono individuati con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma sono individuati con legge, non è un tecnicismo. Significa che non sono individuati dall'esponente di spicco della coalizione di maggioranza, ma sono individuati da tutto il Parlamento, che ancora è eletto su base nazionale. Su questo noi ne parliamo, sul Parlamento eletto su base nazionale. La legge Calderoni che cosa dice? Dice che prima di fare il regionalismo differenziato si devono individuare i livelli essenziali di prestazione. Badate bene, individuare. Cioè, nel disegno di legge Calderoni è sufficiente che si dica, che si accetti che abbiamo il diritto a una mensa scolastica ogni X bambini, non che effettivamente ci sia una mensa scolastica ogni X bambini, perché se noi il regionalismo differenziato lo facessimo partire quando i livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali sono effettivamente goduti, noi prima dovremmo individuare, poi dovremmo prendere vagonate di miliardi di euro e portarli verso le regioni meridionali. E perché se noi partiamo dall'idea che è l'unica che la Costituzione consente, che i diritti sono uguali per tutti i bambini, per rimanere alla categoria, come dire, più facile e di più immediato apprezzamento, il regionalismo differenziato noi lo dovremmo ribaltare. Cioè il regionalismo differenziato dovrebbe essere la nuova declinazione del regionalismo speciale che fu visto nella Costituzione per tutta una serie complessa di ragioni, ma che fu visto nella Costituzione per dare strumenti in più alle regioni con maggiori difficoltà per questioni socio-economiche, Sicilia e Sardegna, per questioni di politica estera, la Valle d'Aosta, il Trentino e il Friuli, che poi infatti ebbe l'autonomia differenziata quando solo successivamente si risolse la questione di Trieste e il semi-conflitto con la Jugoslavia, come uno strumento in più di promozione del